Amici di Formula Italian Team, buonasera, benvenuti! È la prima settimana di pre-season, è andata in archivio e noi siamo qui per parlare proprio di questo. Abbiamo ospiti questa sera perché, come vedete qui, non sono solo nel mio studio virtuale, è uno studio reale, ma è anche uno studio virtuale perché sono da casa in questo pannello. Mentre vedi, c'è anche chi come me si è proprio fatto lo studio virtuale nello studio virtuale e quindi a questo punto partiamo da lui. Dottor Long, Andrea Longagnani. Ciao a tutti, buonasera. Avrei potuto dire Dottor Scott. No, pubblicità occulta, eh. No. Detto questo, come vedete stasera siamo in grande allegria. Oltre ad Andrea, sotto di lui a questo punto, io andrei, guardalo lì con i cuffioni e la parete rossa, Simone Fracchiolla Sdem. Iau. Pensavo fosse una... Pensavo per un momento fosse un miagolio. No. No. E andiamo ovviamente avanti anche con l'ultimo degli ospiti, almeno fino a questo momento, Alessandro Galliano, Gallians. Ciao a tutti. Sembra un green screen, ma è un armadio. Ma è un armadio, infatti. Vabbè, ma è un armadio, ci tengo a precisarlo. Beh, o comunque puoi fare, magari se usi il giusto, la giusta scala di colore, lo puoi usare come green screen, è tinta unita. Cioè. Sì, sì, vedi. Tutti utilizzoli. Sembra falco, ma non è... Ti rimette l'allegria, se l'annusio la respiri, ti rimette l'allegria. Cioè tu dici, mi dissocio popolo di Twitch, però fatevene una ragione se i cartoni giapponesi purtroppo ci hanno portato a questo. Quindi, dicevamo, prima settimana di pre-season andata in archivio e io direi di partire con ordine, di partire dalla categoria 50%, che è stata la prima a correre, ha aperto le danze nella serata di lunedì e già lì abbiamo iniziato a vedere qualcosina di interessante da quel punto di vista. Abbiamo iniziato a vedere un Michael che durante l'estate, tra Summer e le altre gare, era un po' in difficoltà con la connessione. Lunedì invece si è rimesso subito a tiro. Quindi non so chi vuole parlare per primo della gara di lunedì. Nessuno mi sa. Nessuno? No, chi è che commentava oltre a Luca? Beh, c'eravamo io, c'era Jacopo se non sbaglio, che questa sera non c'è. Nel frattempo stanno scorrendo alcune delle immagini della gara. Molto bene, vabbè, vado no, io che tanto... Vai, stavo partendo. Da spettatore abbiamo visto un triello molto molto interessante, perché Magico Sonny, Michael e Alessio Fiorino hanno mostrato un gran passo. Ovviamente Magico Sonny addirittura è partito con una strategia differenziata, ma è riuscito poi a tenere botta nel secondo stint. Invece poi abbiamo visto un grande grande Michael che purtroppo per un piccolissimo errore non ha potuto far sì che... No, sono bloccato. Ti sentiamo. Però mi vedo fermo. No, no. A posto. Per un piccolissimo errore non abbiamo potuto vedere proprio a ridosso dei primi due, però questi tre hanno fatto vedere qualcosa già di interessante, ecco, quindi vedremo un po' com'è la situazione. Per non saltare, diciamo, la scaletta, poi vedremo anche cosa è successo nella gara di mercoledì, perché anche quella lì C'è stato qualcosa di molto interessante e inaspettato, l'avevo detto anche in live. Sì, e poi andremo a parlare anche della gara di mercoledì. Diciamo che abbiamo visto, lo dicevo anche durante la diretta, tre nomi che secondo me a livello di sport non avranno problemi. Abbiamo visto Magico Sonny, abbiamo visto Fiorino, abbiamo visto Michael e anche Advance, che un pochettino ha zoppato, però è arrivato, nel senso... Aveva il passo per stare con i primi, al netto di quel piccolo errore, però a Barcellona l'abbiamo visto, tenere in pista la macchina non era facile, tanti piloti soggetti ad errori, siamo ancora all'inizio, anche se il gioco ormai è con noi da un po' di tempo, però, ecco,
diciamo che se si vuole avere un'idea, guardando la gara di lunedì, di quelli che sono alcuni piloti che possono andare in sport, ci siamo già. Non voglio dir male ad altri, ma mi sembra che da quella stanza 5-6 nomi siano già certi. Assolutamente, assolutamente. Poi c'è anche... C'è anche la variabile pista che quest'anno con queste vetture si è rivelata più ostica del previsto, specialmente per l'equilibrio e il bilanciamento del posteriore, e quindi ecco, siamo solo alla prima giornata, però bisogna già tirare un pochettino di somme, ecco, quindi la seconda che è uscita oggi, per chi ha già visto o per chi non ha visto sul forum la notizia, sarà Suzuka, quindi un'altra pista molto tecnica con circuiti in appoggio, con curve in appoggio, veloce, quindi diciamo che anche lì sarà bella la situazione. Stando a questa settimana, quello che abbiamo visto, dico che sì, ci sono due scaglioni dalle lobby che abbiamo visto ben marcati. Vedremo se effettivamente sarà solo fattore pista oppure anche nel proseguo si rivelerà così tale, ecco. Perfetto. Allora, a questo punto, visto che stiamo parlando anche della categoria appunto al 50% di distanza, andiamo a dare un'occhiata anche a quella, andiamo a parlare anche di quella che invece è stata la gara di mercoledì. Quindi Long, visto che la stavi introducendo, parliamo anche di quello che è successo mercoledì nella seconda stanza al 50%, che tra l'altro è in questo momento, dopo le prime due gare, orfana del campione in carica, almeno in questo momento, quindi sarebbe c'è da capire qui. Dobbiamo capire. Comunque ha introdotto benissimo l'argomento con un tra l'altro, per dirla lo faccio? Sì, lo faccia. Tra l'altro la Ferrari ha portato degli... Beh, mitico Giorgio Piola, l'idolo della mia infanzia. Assolutamente. Siamo cresciuti con Giorgio Piola, il mitico Ivan Capelli e poi il sommo. Come dire di no. Un cordiale saluto a tutti i nostri telespettatori. Gianfranco Mazzoni qui con me in cabina di commento. Ivan Capelli, basta, ho finito tutto. No, allora, la gara di mercoledì ci ha mostrato sicuramente una sorpresa, ovvero sì, l'avevamo già visto, diciamo, in azione con nella Prime League, ecco, a giocarsi la vittoria in Prime League, ma un Luca Bigno che ha sorpreso tutti e che ha mostrato un passo molto molto vicino sia ai tre che abbiamo citato prima, ovvero Michael, Alessio Fiorino e Magico Sonni, sia Shumi Legend, che è stato un pilota che si è giocato, si è conteso il titolo insieme a Tals, insieme a Daniele Play, eccetera, eccetera, l'anno scorso. E quindi vedremo anche Luca Bigno se continuerà su questo andazzo, e mi sembra un andazzo molto molto interessante, perché il passo era assolutamente molto buono. Un Shumi che si conferma molto competitivo anche con questa era di vetture nuove, le vetture a effetto suolo. Dietro abbiamo avuto anche un debuttante che ha fatto molto bene, perché era di Vampire, quindi di Vampire l'avevamo visto, se non mi sbaglio c'era anche lei in pista, no? Lei l'anno scorso proprio in Spagna, l'anno scorso proprio in Spagna ci corsi contro, infatti l'ho visto che era abbastanza veloce, ero convinto che sarebbe scritto già l'anno scorso, invece lo ritroviamo quest'anno a un anno di distanza, come si dice, nello stesso luogo, nel luogo del delitto tra virgolette. Assolutamente, io personalmente l'ho visto quest'anno nella Summer League di Miami, quindi è anche bello non solo commentare, ecco, i piloti, i passi eccetera eccetera, ma vedere che ogni anno qualche faccia nuova interessante continua imperterrita a presentarsi, quindi questo vuol dire che il richiamo del fit è abbastanza buono. C'è stato purtroppo un ritiro del Tia Prince, che ormai è, mi pare, al terzo anno, dovrebbe essere al 50%, vedremo. Quarto anno.
quarto, no, beh, sì, terzo anno nella sport, tra virgolette, potrebbe essere, quindi il quarto anno in totale, perché il primo anno corse nel 2019 in Prime. E poi però anche un Kaisermatt che conferma il trend della finale di stagione dell'anno scorso, è arrivata la vittoria per lui ad Abu Dhabi, quindi e soprattutto un gruppone molto 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 vicino nelle, diciamo, dalla quinta posizione in poi, quindi ci sarà bene da fare i calcoli in sede di scelte, perché non è affatto facile in questo gruppone, ecco. Io infatti, anche perché sono arrivati in 9. Stavamo parlando di Luca Bigno. Secondo me è uno di quelli che ha alzato l'asticella in maniera impressionante. L'anno scorso in Prime, sì, un buon pilota, ma che emergeva senza cattiveria, lo dico sempre, tra piloti non clamorosamente veloci. Quest'anno l'asticella si è alzata tantissimo, perché giocarsi una gara intera con Schumi, insomma, già il salto è... il passo è abbastanza lungo. Beh, sì, poco... Sì, vai. L'anno scorso, vai. Magari posso avere una mia. Come, infatti, ti volevo giusto dire. Allora, sicuramente quando è arrivato l'anno scorso era molto più forte di tutti quanti gli altri. Ci ha messo una gara di adattamento in Olanda in cui aveva commesso un paio di errorini, poi già da quella dopo ha iniziato a... Apprezzo tantissimo le tue doti da ventriloquo. Perfetto. No, comunque, continuando a parlare del ventriloquo. Eh no, perché ti vedo fermo, solo per quello. Ha iniziato subito a martellare vittoria su vittoria su vittoria. Se non ricordo male, forse soltanto una volta è finito fuori dal podio. E si capiva che era fuori categoria. Devo dire, però, da qui a lottarsi una gara con il vice campione della sport, ce ne passa. Quindi, per quanto io sapessi che di stoffa ne ha, mi ha comunque sorpreso, quindi molto bravo. Intanto, andando in chat, arriva di legge che ci dice Raffo Idex campione Master 2022. Attenzione, è un primo colpo di scena. È il primo grande colpo. No, se ne va. Sdem, allora a questo punto, invece di andartene, perché non contesti questa affermazione in pista, esatto, con i fatti? Faccia l'antitesi. Allora, cosa devo contestare? No, non devi contestare niente, cioè, vuoi che Raffo Idex non sia campione Master 2022? Sei in pista con lui, vai più forte di lui e evitiamo la questione. Io vado più forte di lui, sono perché alla fine... Ma c'è un problema, io sono più anziano. Ma vabbè, ragazzi, ma de che, ma insomma, anziano addirittura. Anni. 10 anni di differenza, no, 11. 11? È vero? Sì. Purtroppo il signor Raffo Idex, ciclista di professione, è abbastanza giovane, quindi sì. Beh, sì, assolutamente il ciclista per eccellenza, diremmo. Detto questo, io a questo punto, visto che abbiamo lanciato il tema Master Raffo Idex, io andrei a parlare anche di quello che invece è successo al 100%, ovvero la categoria dalla quale poi usciranno i piloti della categoria regina, che è la Master League. Abbiamo trasmesso solamente una gara, che è stata quella di martedì sera, in cui ero coinvolto anche io, quindi ho vissuto l'azione da vicino. Meglio. Beh, va bene, ok, perfetto. volevamo parlarne, ma no, detto questo. E diamo un'occhiata al 100, perché anche qui la situazione è interessante, perché un altro che sembra aver alzato l'asticella in maniera importante, così come Luca Bigno dalla Prime alla Sport, è Daniele Play. Sì. Daniele credo che abbia fatto dei passi a 3 a 3, neanche a 2 a 2, da quando corse nella Prime. Ho rivisto l'altro ieri il Blu-ray, perché sono Marco mi ammazza, il Blu-ray dell'anno 2020, Hiroshi la chiamava Prime dei Record, e lui da Francia in poi ha iniziato a fare click, ha iniziato a avere un passo fenomenale,
ma fin da lì andarsi a giocare la sport e arrivare a questa pre-season come possibile, anzi forse un pochettino di più, contendente della Master, la strada, cioè i balzi sono parecchi, perché vuol dire tirar giù almeno un secondo e mezzo di passo, e quindi ha fatto veramente, è diventato, gli manca un pochettino, ancora un pochettino, ma è normale perché è dato dalla giovane età, un pochettino di pensiero in più in determinate battaglie, un pochettino meno di aggressività gli manca, e quindi ma sul passo è qualcosa di pauroso. Io lo vedevo sull'high timing, è stato spaziale, cioè spaziale, ha fatto due soste e in quelle due soste è riuscito a recuperare anche il tempo che ha perso nella sosta in più che ha fatto, quasi. L'unico che non è riuscito a recuperare è stato Raffo Ilex, ma Dede se l'è mangiato, ed Dede è un pilota che è da 2 anni in Master, quindi cioè non è l'ultimo arrivato, e quindi cioè, c'è da fare delle riflessioni in casa Daniele Play, e c'è da fare delle riflessioni su tutti quelli che arrivano in Prime League, e a dire ormai la Prime League tira fuori parecchi talenti, quindi attenzione. Dice, è sempre il punto di partenza, come si dice, da un punto si deve pur partire, spesso la Prime è un punto. Infatti una cosa da quale discutevo con alcuni ragazzi in questi giorni era che mediamente, non so se sarete d'accordo, la community di F1 è molto cambiata, cioè non c'è più, diciamo, la vecchia guardia, ma sono arrivati tantissimi ragazzini che sono approcciati al gioco da poco, e chiaramente cosa succede? La community si allarga a dismisura, è vero che ci sono tanti piloti che usano gli aiuti, è vero che ci sono tante persone che magari prendono il gioco perché non hanno molti sbatti e quindi non si allenano troppo, ma più è grande questo bacino, più potrebbe essere che fra questi qualcuno che si mette d'impegno e poi alza l'asticella ci potrebbe stare. Secondo me è quello che sta succedendo in questo momento, ovvero sta iniziando ad arrivare un ulteriore cambio generazionale che io in anni e anni in FIT ormai ho visto tante volte, spesso a fasi alterne, che ci sono quegli anni di cambio generazionale in cui qualcuno della vecchia guardia rimane e quegli anni in cui magari il punto di riferimento invece poi non c'è, quindi ti accorgi che ti passa tutto sotto banco. E io me la ricordo benissimo questo cambio tra Amos e Nico Fiore. Quando Nico Fiore vinse la Master venne presa sotto gamba, perché dissero, ma non c'è Amos, non c'è... era come se non ci fosse Amos, non c'era quell'altro pilota, indi per cui la Master era lenta, ma non ci si rendeva invece realmente conto che il cronometro alla mano era velocissima, lo dimostra Fab e il livello che ha raggiunto poi in quell'arco di quei due campionati. E credo che sarà la stessa cosa che succederà adesso, ovvero potrebbe essere tendenzialmente presa sotto gamba perché non ci sono dei nomi eclatanti, ma poi cronometro alla mano è un campionato molto veloce. Assolutamente, assolutamente. La Master, ne parlavamo parecchie volte, e purtroppo non si è quasi mai riusciti, se non in un anno, ovvero l'anno in cui D'Amico vinse nel 2020, quella sciagurata Master League che ci regalò dai finali con i botti, e poi l'anno dopo rimase in pista D'Amico e per la prima volta, o diciamo dal 2017, se vogliamo chiamarlo così, dal cambio generazionale anche delle vetture, che passarono a essere un pochettino più semplici, tra virgolette, un pochettino più, come posso dire, nella mente dei tifosi della Formula 1, le macchine dal 2017, praticamente se gli chiedevi di disegnarle erano molto simili, non più con quegli alettoni enormi anteriori e quell'alettone alto e stretto posteriore. Però da quel momento lì l'unico che riuscì a battere in pista il campione uscente è stato Smokeman. Ma questo non vuol dire che la Master sia ogni Master sia più lenta della prima, anzi, cioè l'anno scorso si è avuto un pochettino di stop, ma da quest'anno secondo me con questo tipo di vetture, che se vogliamo un pochettino
più semplici lo sono. Ci sarà secondo me da divertirsi anche a tutti i livelli. Secondo me, io a questo punto passo la palla anche a Sdem, sia tematica 100%, visto che anche lui corre lì, sia tematica guidabilità della vettura. Secondo me queste vetture non sono poi così semplici, anzi hanno la stessa caratteristica delle vetture dello scorso anno, ovvero che sono vetture che nel momento in cui perdi rischi di perderle in un amen, ovvero di fare overreacting, ovvero senti un po' il culo che parte, controsterzi, ma quel po' di controsterzo è già troppo e schizzi via dall'altro lato. Con queste mi dà la sensazione che questo effetto sia ancora ulteriormente accentuato. In più è un gioco in questo momento che, salvo patch, ti dà pochissime possibilità a livello strategico, perché hai quattro rosse, una gialla e una bianca. La bianca, mediamente, come te la giri su tutte le piste, dura quasi tutta la gara, però se arrivano delle safety, strategicamente ti dà molte poche opportunità. Come hai detto te, è vero, però io non ho tanta esperienza sul 100 dell'anno scorso. Io ho fatto qualche gara al 100 l'anno scorso e ti dico, non è difficile guidarla al 100%, perché devi, con queste vetture devi, diciamo, anticipare un po' di più la staccata e devi cercare di incominciare di girarla. Come hai detto te, il posteriore non parte molto come l'anno scorso in alcune curve, che in questa pista è piena di curve di percorrenza, quindi basta un attimo e ti saluta la vettura. E poi per quanto riguarda le strategie, sì, è vero, hai queste quattro gomme soft che se le usi tutte in qualifica non ne hai poi per una possibile gomma nuova, per tipo quando entra una safety car. Poi è anche vero che hai una gomma hard che ti dura tutta la vita, sì, ma se poi magari rompi l'ala e devi, appunto, cambiare la gomma, mettere la media, non arrivi in fondo e non hai poi il set di gomma. Ti scompone la strategia, esatto. Non poco. Esatto. Vai Andre. E non solo le bandelle. Il fondo anche il fondo. Il fondo, l'ala posteriore. Ti volevo dire, però io il fondo non è che ho sentito quella forza che c'era l'anno scorso, perché l'altra settimana avevamo fatto una social e io avevo il fondo rotto giallo e diciamo mi trovavo abbastanza bene, o era che magari riuscivo a guidare perché avevo un setup che ci stava, oppure che è migliorato rispetto all'anno scorso. Queste sono le mie supposizioni. Sicuramente il tempo perso per i danni a fondo è meno dell'anno scorso. L'anno scorso, con un fondo giallognolo tendente al verde, potevi prendere la macchina e buttarla. Esatto. Tendenzialmente, qualsiasi danno tu hai rispetto all'anno scorso hanno ridotto parecchio la perdita. Perché... sì, poi ci ha messo un po' mano da Miami in poi, dalla social di Miami in poi ci ha messo un po' mano, ma io vi ricordo, ho corso la social di Miami con la bandella laterale sinistra completamente divelta e stavo dietro a Tals, per dire. Sì. No, ma io confermo quello che ha detto adesso Andrea, perché io in Canada, quella social che abbiamo fatto lì, avevo il fondo giallo. E io che cosa ho fatto guidando? Ho messo praticamente tipo curva 3, che era la chicane discesa con la curva cieca. Invece di entrare in quinta barra quarta, entravo in sesta. E la macchina girava e non si scomponeva. Anzi, guadagnavo ancora di più. Quindi adesso non lo so. Però ti posso dire che comunque, come hai detto te, con le strategie, con tutto quella roba lì, sicuramente se esce una safety ti vai un po' a buttare via la strategia, ecco. Però vedremo in futuro. Allora, leggo questa cosa che effettivamente è abbastanza bella detta da Giovi in chat, e poi mi lancio e mi prendo la responsabilità di una cosa che chiederò al signor Gallians. Giovi dice: paradossale questa cosa del fondo, visto che queste vetture il carico lo hanno quasi tutto lì. Effettivamente, se tu quest'anno danneggi il fondo con le macchine a effetto suolo, con questi fondi, canali venturi, eccetera, eccetera, dovresti aspettare una perdita
un pochettino più ampia rispetto all'anno scorso. Ma perché, secondo me, in realtà, se andiamo a guardare per perdere, allora è vero che nella realtà adesso ogni volta che toccano il fondo, ma succedeva anche l'anno scorso, gli piloti subito si aprono in radio, toccato, adesso che rientro ricontrollate. Però è anche vero che secondo me era esagerato rispetto all'anno scorso, quindi noi adesso stiamo facendo un paragone con un'edizione passata del gioco dove il danno era eccessivo. Quindi diciamo, se l'anno scorso avessimo avuto dei danni reali, forse quest'anno ci saremmo accorgendo che adesso perdi tempo, mentre mi ricordo l'anno scorso Verstappen per fare una gara davvero brutta gli hanno dovuto sventrare la macchina in Ungheria, ma sventrare per andare male. Cioè... E ricordarsi Hamilton in Arabia Saudita, l'ala completamente distrutta sulla parte sinistra e girava un secondo e mezzo più veloce. Mentre quest'anno abbiamo visto Verstappen che con un paio di pezzi di carbonio finiti sotto al telaio aveva una macchina inguidabile. Se prima stava con le Ferrari a Silverstone, poi ha chiuso la gara settimo, ottavo, tra mille vicissitudini, ma poteva tranquillamente finire fuori dai punti. Allora, poi ecco il secondo punto, ovvero, dato che purtroppo siamo partiti subito con le gare, il nostro caro Gallians oggi nella chat delle organizzazioni ha fatto vedere il suo lavoro. Non so se ce lo vuole far vedere, dato che mi sembrava un po' brutto parlarne. Se ce lo passi lo facciamo vedere in grafica, aspetta. Un gruppo Telegram, non so se ce l'hai Sì, adesso lo andiamo a recuperare. Praticamente è andato a fare una raccolta di quello che di quelli che sono stati i giri veloci. Mamma mia. No, i giri veloci, ma i giri di qualifica. Giri di qualifica, sì. Oh mamma. Vabbè, ma ragazzi, dai, per piacere. Vabbè, ma poveraccio, ha fatto il suo lavoro. Hai fatto il miglior tempo, adesso te ne prendi le responsabilità, scusa. No, dai, uffa. È anche vero che... Hai ultimo. È anche vero che, diciamo... i giri di qualifica sono indicativi tra virgolette, perché comunque c'era tanta gente che diceva io magari la qualifica alla snobbo perché così parto dietro e mi faccio il mio passo eccetera eccetera, però ci può dare una chicca, ecco, io stesso ho perso un secondo nel settore centrale come minimo perché ho trovato traffico nel giro buono, quindi il 20.0 che effettivamente il tempo che, con il quale mi sono qualificato non è indicativo della mia velocità. Poi ovviamente non ho fatto un tempo stellare, non avrei fatto un 17 basso, addirittura un 16, ci mancherebbe altro, però di sicuro il livello non è il 20.0, ecco. Allora vedete, ce l'abbiamo un po'... maccheronico, ma sdem, un primo 16 secondi, 516 millesimi, il tempo più veloce di questa prima settimana. Poi ci sono Raffo e Ametrano molto vicini, Daniele quarto davanti a Di Legge, lì sono molto vicini. 8 piloti sotto il muro del minuto 17, dal 16.5 di sdem al 16.952 di Sciumi, che è in ottava posizione. Almeno due piloti che hanno fatto registrare lo stesso tempo, per esempio. Sì, esatto. Giovi e Luca Bigno in 1.17.112. Adesso facciamo una cosa. Lo andiamo a far vedere di qua. Lo andiamo a far vedere di qua, guarda. Lo mettiamo bello in grafica, preciso. Eccoci qui. Aspetta un secondo. Eccoci qua. Ecco. Espleti il suo lavoro, signor Gaio. Vadi, illustri la sua tesi. Cosa ha notato da questa raccolta dati? Ma c'è poco da spiegare, in realtà ho preso tutti quanti i tempi di qualifica e li ho messi in ordine. Sono dovuto soltanto stare attento a Giovi, Luca Bigno, che come ha fatto notare il buon Long, sono arrivati a pari merito. Non sono andato a controllare chi è che aveva fatto il tempo nel minuto primo, li ho messi lì in ordine di come veniva. Chiaramente soltanto per darci un'indicazione, più che altro può dare una livella. Infatti troviamo tantissimi piloti sul 17 e comunque anche abbastanza piloti sul 18, se devo dire la verità, mentre quelli che vanno più piano e quelli che vanno più veloci sono molto meno, quindi vuol dire che effettivamente a centrogruppo, in quello che teoricamente viene chiamato centrogruppo, poi si parla di oltre 50 piloti come vedete, quindi un centrogruppo è relativo, ovviamente non sarà un campionato con 50 piloti,
però c'è battaglia, c'è soprattutto per quelli che sono i per quello che è il midfield, un po' come la realtà magari. Guarda, andiamo a vedere un'altra cosa, guarda. Sono nel tracker live timing della gara di ieri e andiamo a vedere un po' qual è stato il passo gara, almeno l'attacco, più o meno con la media. Ieri l'altro, si andava, sì, pardon. Questa è di lunedì, credo. No, 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 questa no, è Shumi. Mercoledì. Questa è Shumi. E al 50% l'attacco il 20 alto con la media, mentre se vogliamo andare a fare un confronto, Luca Bigno, anche lui con gomma media, l'attacco in 20 alto, 25, 28, 27, 20 e 9. Volendo andare a fare un confronto invece con quello che è stata la gara di lunedì invece, eccoci qua, Magico Sonny con la rossa, quindi un po' meno affidabile. Qui invece guarda, Fiorino molto più lento, 21,5, 21,5, stiamo parlando di mezzo secondo abbondante di passo nel 50%. Michael forse era un riferimento migliore, ma era con l'hard in 21,8. E faceva gli stessi tempi. Sì. Gli stessi tempi di Fiorino. Questo è molto indicativo. Questo sì, questo assolutamente, infatti. È qui interessante comunque, perché ci dà una mezza asticella, mentre purtroppo non abbiamo riferimenti in questo momento memorizzati per giovedì, mentre per quanto riguarda il 100%, che dispiacere, per quanto riguarda il 100% abbiamo Raffoidex che ha attaccato in 21 alto medio, tolto qualche giro di battaglia, che sono questi sono stati i giri in cui era alle spalle di Daniele Play, che era partito con la gomma rossa. Diciamo che lui teneva costante questo ritmo del 22 netto 21 alto, che dovrebbe essere lo stesso che teneva anche Dead. Eccolo qui, una volta liberato dal traffico, 22 netto 21 alto con pit stop senza crolli, guarda, col 24esimo ancora 21,5, il miglior passaggio in 21,4 al 25esimo, pit stop al 27esimo per spaccare la gomma in due con una media che era, nelle condizioni di quello che abbiamo visto in Spagna, decisamente la gomma da gara. Ti dirò, sono un pochettino più confortato. Ecco, di legge ci viene a dire, primo stint siamo stati leggermente più veloci di Raffoidex ieri. Chiaramente qua ci vuole la... Intanto salutiamo anche Dario. Nel secondo stint rispetto a Raffoidex, più lenti nel secondo stint, come si dice, un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Qua diciamo iniziano le teorie da test, ma non hanno fatto la simulazione nella stessa stanza, ma non era la stessa ora, ma magari un decimino o due era più lenta, anche perché poi hanno già punto si parla di quisquiglie, decimini, Prima magari c'era anche Daniele Play davanti. La pre-season. Dimmi che avete. Magari c'è Daniele Play davanti, l'abbiamo contato. Diciamo che siamo andati nella seconda parte di stint, quando sono andati in Raffo e Dead da soli, giravano in 22 netto 21 alto a scendere, con dei 21,5 21,4 poco prima della sosta. Sì, poi chiaramente anche il primo che è detta il passo e poi quelli dietro si adattano di conseguenza, quindi bisogna vedere anche come gestivano l'ERS, ci sono tantissimi fattori. Se si tenevano o no, perché pre-season conta il passo, non è risultato. Noi stiamo facendo ovviamente un discorso tenendo conto di tutte queste variabili, però è normale che giornalisticamente parlando non si potrebbe fare, tra virgolette, un discorso con sicuramente è così e allora dobbiamo vedere che sicuramente i campionati saranno così. Ci saranno tantissime variabili e secondo me, io vi dirò, mi sbilancio, pista diversa che vai, vincitore diverso che trovi quest'anno e protagonisti diversi che trovi. Attenzione, quindi secondo me quest'anno, e questo perché, questo cosa denota? Denota il fatto che comunque la cosa che ho notato molto volentieri, ora tenendo conto dei giri che sono stati completati magari perdendo un secondo eccetera eccetera, intanto in chat ci dicono di bere, ecco, guarda, scusami Luigi, vedi, i dati statistici non ci sono cose migliori. 10 secondi di differenza, 89 minuti 44 secondi il tempo di gara di Raffoidex, 89 minuti 54 secondi il tempo di gara della gara di Giovi.
anche se la sensazione, Stam era in pista, era che alle spalle di Giovi ne avessero di più. Che Giovi era molto scarico, era difficile superarlo in rettilineo, ma dietro Luigi ha recuperato 9 secondi, 8 secondi, quindi... Però Giovi ci dice che in realtà Stam tappava lui, altrimenti guadagnava quei 10 secondi. Allora... Dice. Se volete spiegare, è il momento allora della spiegazione, perché questo è il momento di capire. Innanzitutto io non ho ancora capito come ha fatto Giovi ad andare così scarico sul guidato, e va bene. Il problema è che quando abbiamo fatto lo stint con la gomma hard, mi raccomando, allora, Mattia, non tirate fuori i segreti, perché sennò dopo prendete atto delle vostre parole, No. Il problema è che quando a Metrano, cioè quando ci siamo fermati per fare la gomma hard, a Metrano poi si è girato e io praticamente cosa ho visto, a parte che Luigi si era anche rigirato pure lui, io ho visto che Giovi ne aveva tantissimo, proprio tantissimo sul dritto, che nel primo stint con la media ho utilizzato troppo ERS per cercare di scavalcarlo anche con il DRS io e lui senza DRS. Il fatto che lui, anche senza DRS, era talmente scarico che col DRS e l'ERS, che io ne avevo 50 all'inizio del rettilineo, andava talmente veloce che io quando arrivavo a fine rettilineo mi avvicinavo così, piano piano mi avvicinavo. Nel secondo stint non avevo più ERS perché praticamente lo avevo passato, quindi per passarlo ho dovuto utilizzare tutta la batteria dell'ERS. Mi sono messo davanti ed essendo non avere più batteria non riuscivo a dare quel ritmo che volevo dare. E in più praticamente quando io avevo Giovi davanti vedevo che Luigi si avvicinava piano piano. Quando mi sono messo io davanti guadagnava sì, ma poco. Però io quello che ho potuto dare ho dato con quello che avevo. E lui praticamente era piantato l'ultimo settore, infatti gli guadagnavo tipo mezzo secondo, cioè da 5 decimi all'uscita dell'ultima curva davo 8-9 decimi, quasi un secondo, intanto mettevo un secondo, solo che poi nel rettilineo arrivava a 4-3 decimi, io non lo so. Quindi possiamo dire che Stam ai test si è nascosto molto poco, come la Prost del 2001. Ha fatto il Toto Wolff della situazione, ha fatto. Quindi secondo me... Simo, ti voglio bene. Aspetta, perché di legge ci dice, Simo, ti voglio bene. Ti ho recuperato 8 secondi in 20 giri, recuperava piano piano. A ti si vuole bene lo stesso, diciamo. Ho capito, però è quello che potevo dare, ho provato, ragazzi. Non è che mi chiamo Michael Schumacher. Allora, No. Facciamo sinceramente, diciamo, facciamo un conto veramente statistico. 8 secondi in 20 giri significa... Mezzo secondo. Secondo sono 16 giri. Sì, sì, dai, facciamo 4 decimi. Poi un'altra cosa volevo dire, che quando io mi sono trovato davanti a mi sono trovato dietro J-Sport, non riuscivo neanche lui a passarlo col DRS ed ERS, perché lui aveva la batteria, io non avevo più niente, e quindi mi ha tappato anche lui e lui ci si è grande tutto. Ma la grande domanda che quindi a questo punto ci poniamo, e non è che avevi un assetto troppo da qualifica, quindi hai fatto 16.5 e poi in gara non puoi superare nessuno? 47-42 di Ali non credo. È leggermente carico, visto che il limite è 50-50, secondo me è carico. No, non è che è sbagliato, ognuno ha la sua gestione. Però no, è una la carica. No, però comunque io c'avevo poi, sono partito anche da schifo perché non so neanche io il perché. Poi, di legge, ma ecco Luca che sgama Stam, mette il pilota, etta! Aspetta, ferma! Allora, poi quando siamo partiti a Metrano è rimasto davanti, ha cercato di andarsene via, però io comunque il passo loro li tenevo senza problemi. Va bene che poi magari mi dice ma c'avevi il DRS, allora quest'anno il DRS è più umano e lo vediamo proprio da questo punto di vista, ovvero che bastano pochi click di ala e il DRS non ti dà la stessa facilità. Per l'amor del cielo, era difficile superare in Spagna anche l'anno scorso, sì. Però meno. Cioè, a meno che non facevi la tattica Red Bull che fa la muraglia cinese davanti a Drago, in un modo o nell'altro in fondo al dritto passi, se ne hai un po' di più. Ma io il passo comunque sembrava che
sembrava che ce l'avevo stando dietro a Metrano e a Giovi. Però sul dritto era una freccia, perché secondo me se non era talmente scarico forse ce la giocavamo, e se non avessi fatto la sciocchezza sprecando tutto l'ers, magari passandolo potevo allungare. Ricordiamo che comunque adesso è comunque impreciso, non conta il risultato, ecco, conta il passo, conta queste cose qua, quindi ecco, il risultato secondo me deve essere guardato un pochettino di meno, anche perché come detto prima ci sono tante cose, magari uno si nasconde, magari non è la pista preferita, magari tante cose. Ed è anche per questo che secondo me a pista diversa che vai, vincitore, protagonisti che trovi. Questa segnatevela, perché sarà secondo me il leitmotiv di quest'anno. Ma credo che dal punto di vista del setup tanti lavoreranno da questo punto di vista, di cercare di trovare il compromesso fra la guida e la possibilità poi in gara di avere un sorpasso non impossibile, tranne qualche circuito come può essere Spa, come può essere Monza, dove il rettilineo è talmente lungo, perché ok Baku, i 2 chilometri, qua comunque parliamo di una pista dove c'è 1,3 km di rettilineo. Non è un rettilineo corto, quindi... Ed è paradossale, perché queste vetture teoricamente dovrebbero farti battagliare un pochettino meglio, quindi è molto paradossale. Diciamo che da questo punto di vista, se negli anni precedenti ci si lamentava del fatto che il gioco permetteva di stare troppo vicini, senza problemi di surriscaldamento, senza niente, diciamo che F1 era avanti 10 anni, e adesso finalmente sono arrivate delle vetture che girano a mezzo secondo nel misto senza problemi, e quindi il problema non si sa. L'ha fatta apposta. Era tutto studiato. L'ha fatta apposta, assolutamente. Secondo me è proprio lo sviluppatore dell'aerodinamica di Codemaster che è andato da Ross Brawn e gli ha detto: senti, questi sono i dati, tieni e vedi di farci una mano. Meno male che non gli ha dato i dati del netcode. È un disastro, sarebbe oppure dei server dove gestiscono il crossplay. Sì, lasciamo perdere. Beh, avvocato, che dire. Rientra nella categoria dei 1000 modi per morire. Come la serie TV. È stato un disastro quell'esperimento, e ancora sai, tipo Sylvester Stallone che sogna il Vietnam. Delle volte Oddio. Io quella gara in scuola social in Messico non ricordo ancora. Le grandi verità, il crossplay. Una citazione di culto, chi l'ha colta e bravo. Questo è bello, questo è bello, perché, allora, il crossplay, Formula 1 è stato forse uno degli ultimi giochi a far sbarcare il crossplay, no? Uno degli ultimi giochi, adesso ci sta arrivando anche FIFA, però diciamo che tanti giochi ci avevano il crossplay. Ora, con tutti i dati che hai, no? Se sei l'ultimo, ma prenditi tempo per farne uno che sia un crossplay che sia giocabile. Ma mi spiegava il buon di legge, che se ancora in chat può confermare, che praticamente la EA ha delegato il crossplay, se non vado errato, comunque parte di alcune funzioni del gioco, a una società ucraina. Esatto. Non aggiungo altro. E quindi, chiaramente, c'è un problema. C'erano altri problemi. Diciamo che lì c'erano altri problemi. Ok. Perché okay. C'è il tipo che ha detto: la terra è mia, lo voglio io. L'Ucraina non è degli altri, è mia. E quindi la EA, se se la doveva scegliere in mezzo a 250 paesi del mondo, si è preso quello che... Vabbè, basta. No, ma per carità, sia chiaro, non stiamo scherzando, però effettivamente, come si dice, pescati in mezzo a un mazzo di carte. Esatto. No, allora, tornando un po' a discorsi un pochettino più nostri, secondo me la domanda quest'anno da porsi sarà questa. Mi è uscito da porsi tipo Spalletti, non so se... porsi, uomini forti, destini forti. Sarà uomini questa. Deboli. Secondo me, da quello che sto provando io, perché qua sono tutte situazioni un po' personali,
per cercare di andare su un assetto un pochettino più che ti dia quella possibilità di sorpassare, ok, devi scaricare un pochettino l'ala e quindi anche un pochettino il posteriore. Questo fa sì che il posteriore sia un pochettino più leggero, un pochettino più sbarazzino. Quindi sì, bisogna lavorare un po' da quel punto di vista. Bisognerà capire se volere una macchina che sì ti permette di fare il sorpasso in più, oppure la macchina che dici vabbè, io mi metto qua e poi me la gioco di strategia. Anche se la strategia non è più libera come gli anni scorsi. Si può fare strategia. Si può fare molta poca strategia. O meglio, il gioco te la consente. Diciamo che mediamente potresti fare o le due soste, rossa, gialla, rossa, rossa, bianca, rossa, rossa, bianca, gialla. Comunque impostare la gara sulle due soste. Altrimenti, visto che da quest'anno appunto c'è la regola che puoi scegliere la gomma che ti pare al via, partire con la gialla. Ma spesso e volentieri stiamo scoprendo che la media è una gomma di ottima fattura. O comunque che dura e che va bene. La strategia si fa in qualifica nel tenersi le gomme soft. Esattamente. Magari essere competitivi in qualifica, oppure anche decidere di sfruttare magari solamente due soft. Che poi, per carità, sono buone anche le soft usate se non ci hai fatto due tentativi. Tranne magari qualche circuito dall'abrasività estrema. Però averne due nuove ti aiuta tanto quando poi devi fare magari quel giro o due giri extra. Che magari dici, guarda, voglio fermarmi prima per un undercut e soffro un po' alla fine. La gomma nuova è quella che ti fa, ti potrebbe far anticipare l'undercut o ti potrebbe far soffrire meno. Esatto. Ora, sembra la storia dei paradossi, però un altro paradosso è questo. Ovvero, la possibilità di mettere qualsivoglia mescola nuova ad inizio gara, ok, ha tolto la possibilità di fare strategia in qualifica. È vero. Perché una volta strategia in qualifica, salvo magari la gomma e parto con per noi che avevamo una sessione singola, sì. Cioè, se la qualifica reale della Formula 1 fosse stata come la qualifica nostra, aveva senso la regola della gomma obbligatoria. Se la devi usare per il Q2, ma fai anche ridere, cioè... Sì, per carità, io ovviamente noi stiamo parlando di sì, sì, no, per noi però... era sacrosanto, era molto interessante. Perché il pilota maledetto che faceva l'undicesimo tempo partiva con la gomma e lì un po' ti potevi anche salvare, cercare di fare strategia. Quest'anno ci sono delle mescole, tu puoi utilizzare, sbizzarrirti sulla mescola da utilizzare ad inizio gara, però poi è un disastro. Perché se tu rovini qualcosa è un disastro. Sì, quindi bisognerà stare attentissimi. Ma anche perché probabilmente ci saranno anche meno situazioni in cui in una gara con tante neutralizzazioni sistematicamente non è detto che a ogni neutralizzazione i piloti si butteranno dentro. Perché non è che hanno le gomme infinite. Potrebbe capitare che si tuffino dentro perché magari un pilota che ha avuto un problema e ha scartato una gomma media nuova, magari poi torna ai box dopo uno stint con l'ardo, una stint con la rossa per rimettere quella media che è a malapena rodata. Sì, ma cioè, ce ne vuole. Secondo me devi avere la botta di fortuna. Beh. Devi avere la botta di fortuna che ti entra una safety dopo che hai fatto il primo pit stop forzato. Esatto. Ti secondo ricordi? Me una safety allora, non è così impossibile, ecco. Questa cosa qua mi ha richiamato alla mente una cosa. Non so se te lo ricordi, ma stavi commentando tu nella social di Miami. No, okay. nella Summer di Miami. Sì. Allora, ci fu la safety car. Una delle tante, quattro. Sì, vabbè. E non sto a dire se era la seconda, quarta, sesta, ottava. Cerco di starti dietro. Non me lo ricordo. Io partì con la media. Ok, scusate, adesso la andiamo a ripescare, scusate. Si uscì uscì la safety, la prima safety in qualche giro, andai ai box, montai la gomma hard per dire vabbè adesso la faccio fino in fondo. Poi esce un'altra safety car e rimonto la media. Quella media lì, un giro utilizzata, ok, era scivolosa da fare pena.
un giro utilizzato. Poi ti presenti, ma anche in temperatura? E due giri di safety per la temperatura per magari andarla. Non sì, non aiuta, però sai. È vero, un po' la staglia. Dopo sette giri si legge. Sì. No, stavo guardando ancora. Vabbè. Comunque era una rimanescenza che mi è venuta adesso, secondo me. Era la arte che poi ti ha portato, che eri davanti e sei risprofondato indietro. L'hai montata all'inizio gara. Quello è ancora peggio. L'hard poi avevo le medie. Safety car. Vado a montare ai box perché è uscita un'altra safety car. Mancavano pochi giri. Seleziono la gomma soft. Mi mettono la gomma hard. Esatto. E lì diciamo che... mandai anche lo screen al buon Marco Luconi perché sapevo che dicevo guarda sto gioco e sapevo che lui mi avrebbe risposto ma sei sicuro che hai selezionato la gomma in tempo, tutte queste cose qua. Gli ho detto guarda, sono sicurissimo. Infatti montai questa famigerata gomma hard che mi fece perdere un po' di tempo, però secondo me c'è da stare, il succo della questione qual è? C'è da stare attenti a rimettere le gomme che si sono messe prima, c'è da provarla bene. E vabbè, ragazzi, io a questo punto direi che siamo arrivati a quello che per noi è il piatto forte della serata. Ah, aspetta, un momento. Io volevo fare un paio di analisi, perché secondo me, prima di andare al piatto forte, c'è qualcuno, diciamo, che è temporaneamente rimandato? Guardando un po' le gare, io stavo vedendo. A Metrano è rientrato subito col botto. Cioè, si è subito rimesso lì con l'asticella. È nella sua comfort zone, dove ci aspettavamo fosse. E io magari ho visto qualcuno rimandato, tra virgolette, il Sevo, Lopensky, Tia. Ancora invalutati, rimandati come invalutati. Non perché è andata male. Sì, no. Allora, secondo me. Allora, Sevo più che rimandato, ricordiamo che arriva da uno stop che è lunghissimo, forse dal 2016 che non metteva. Sevo me lo ricordo, correva con me e quando era allenato andava. 2018 se non erro io, penso, Pro League 2018. Può essere. Vabbè, comunque dal 2016-2018. E ti dico... al netto che poi ha sbagliato completamente l'ultimo stint, però con la hard non andava per niente male e gli altri avevano la media e quindi più che rimandato secondo me è uno da acquistare, stare ben attenti perché se in giornata, se si allena così come si sta allenando adesso secondo me c'è da stare attenti, potrebbe togliersi qualche sassolino. I rimandati è difficile perché ci sono stati tanti fattori. Io per esempio adesso a pensare così mi aspettavo sicuramente, intanto non mi aspettavo un Dario che è andato molto forte, anche se l'anno scorso perché l'Italia in Arabia Saudita stava già comandando un gran premio, però erano situazioni particolari con le intermedie, già le intermedie in Arabia Saudita è una situazione molto particolare, però un Dario che secondo me quest'anno può fare bene. Rimandati non te lo so dire, vorrei aspettare la seconda gara di Suzuka, perché sulla seconda gara di Suzuka avremo già un buonissimo una buonissima base, ecco. Direi di sì. Comunque sì, confermo 2018 l'ultima stagione del Sevo, sì. Confermo. Se non erro ancora, penso Gran Premio di Russia, l'ultima gara. Qua non lo so. Te la sparo così, sì. Poi se ci ho azzeccato voglio 100 euro. Così e vado a chiedere a Badolato per queste cose. Può chiedere, non credo che gli dia, però può chiedere.
chiedere lecito rispondere di su queste domande di solito è scortesia, quindi... Però comunque sì, penso quel Gran Premio lì, perché gli altri non me lo ricordo in pista. Molto bene, perfetto. Quindi abbiamo detto che ci sarà Suzuka, quindi sì. Mi raccomando, sintonizzati settimana altro prossima. Altro circuito velocissimo, tecnico, dove queste vetture sono sicuro verranno mi messi alla prova. Quest'anno lo Snake è tanta roba farlo, con queste macchine qua. Rispetto all'anno scorso, lo ricordo, che davvero non potevi neanche sfiorarli, adesso almeno sfiorarli puoi. Almeno non c'è più quel dossino all'ultima curva. Ma il dosso hanno tolto da 2 anni. Sì, vabbè, però mi hanno detto che c'era ancora nel 2022, poi... Ma chi l'ha visto? Ma chi l'ha visto? Chi? Non lo so. Ma chi? Non lo so. Io dal day one, prima con una delle piste che ho fatto Suzuka. Bello, perfetto, tranquillo. Che regolazione... penso alla regolazione di Forza Feedback. No, io non ne ho visto. Ho fatto un giro oggi sulla prova tempo e non ne ho visto. Però in compenso ad Egner 2, se inizi a trazionare sul cordolo, se trazioni con la pancia sul cordolo, sei già nel muro. È un disastro. Quelle. Quindi ci sarà da interpretare un pochettino diverso, secondo me, le due Degner, perché anche il cordolo interno l'hanno rialzato un pochettino in più nella Degner 1. E però la Spoon e lo Snake, secondo me, con queste, e curva 1, curva 2, quest'anno è fantastica farla con questo genere di vetture. Quindi secondo me ci divertiremo ancora di più di Spagna, perché Suzuka secondo me è un pochettino, ma proprio pochettino più semplice iniziare il bilanciamento della vettura rispetto a Spagna, e quindi secondo me ci saranno un pochettino meno problemi per tutti e per far vedere il proprio passo. Bene, e allora dicevamo, siamo arrivati al pezzo forte, guarda come si sfrega le mani. Siamo arrivati ai premi! Siamo arrivati ai premi della settimana, perché quest'anno, seguendo quello che fanno quei bravi ragazzi di Race Anatomy, ragazzi, insomma, vabbè, siamo benevoli. Anche ragazze. Salutiamo Carolina, che sarà anche ospite da noi, un abbraccio. E abbiamo anche noi i premi. E quindi ci siamo seduti un po' a tavolino per decidere che nomi dovevamo dare, e alla fine detto, insomma, siamo venuti a capo di qualcosina. Io a questo punto partirei con il primo premio, che possiamo farlo equivalere a quello che è la Carlona, quello che ha fatto proprio, e per noi è il Badolato. No, allora, ma perché tu non ti ricordi chi è che ha scritto? Questa. La metto anche un pezzettino, guarda. Ma io... Tu non sai, perché non la sentite voi, in live la sento. Ah, ok. Ma voi sapete chi ha scritto il testo. potremmo parafrasare e dire: voi non vi ricordate chi ha annunciato la morte di Ricky in quel lontano? signori! Proprio lui! Allora, siamo al Badolato, siamo alla Carlona di questa settimana. Io a questo punto vi giro la palla. Visto che stava strusciando le mani, a questo punto partirei da Andrea. Posso autodarmelo? Ah! Perché? Spiega. Lo spiego in diversi modi. Allora, ho fatto forse 4 giri buoni, poi per paura di prendere il buon Matteo Profilo, che si era girato all'ultima curva, ho preso il panettone giallo del cordolo esterno e ho rotto il fondo, così mi sono compromesso la gara. Poi ogni 5 giri c'era una sbinnata, o in curva 3 o in curva 9. È vero, perché lui correva con... Noi l'abbiamo doppiato 2 volte, sempre nello stesso identico punto l'abbiamo passato. Poi non contento, ho rotto l'ala posteriore, quindi è stato bellissimo. Ale... Hai forato anche? No, non ho forato, non sono arrivato a quei livelli, ma se posso mi auto...
Beh, c'era un po' di Ben Hill in tutto questo, devo dire. Detto questo, io invece devo dare il mio badolato. Io questa settimana. Io questa settimana vado a tartaruga. Sì, tartaruga, io voglio bene, ragazzi, io vi voglio bene. Però si è girato, era in difficoltà, credo avesse anche dei danni a un certo punto. Ma l'avremmo doppiato 3-4 volte. Era diventata come la storia del ma quante forti ci sono in pista. Cioè, quanti tartaruga ci sono? Sì, noi in telecronaca ormai a un certo Scherzo. punto abbiamo anche smesso di commentarlo perché ormai era diventato purtroppo, evidentemente ha avuto dei problemi e non da niente. Piace per lui, speriamo si possa rifare, ma non Sì. condivido il tuo premio, io lo do Vai! a Lope, Ah! che Si è è una girato bellezza di... sull'erba! Aveva schivato il botto del secolo con me. E quando ho rivisto il mio replay, ho visto che si è girato sull'erba prendendo l'erba. Fum! È schizzato via! È riuscito a fare la bellezza di, credo, 12 giri in 200%, colpa anche della mia gufata, per chi non l'avesse vista, andasse sul profilo Instagram del Buon Flaminio, in cui dico, ah, non c'è nessuno che te ne è rotto, e poi, vabbè, quello che è successo. Mi spiace per Lobe, che purtroppo per sfortuna o per cause comunque non facili, è riuscito a completare pochissimi giri, nonostante sia stato iscritto a due gare, a 200%. Credo che sia contento perché quando ci fu il Fit Gala disse: Non riesco a vincere niente qua sul Fit. Fortunatamente in una settimana ha vinto il badolato, ecco, quindi è un premio molto molto onorevole. Quindi. Prendere quello che c'è Sven, al momento è soltanto la nomination. Io mi stavo riguardando un attimo per vedere, però boh, non lo so, penso che non me ne voglia, ma lo do un pip. Ah, Perché beh, oh, ognuno il diciamo. suo. Che è partito Non e so se dalla ha chat hanno altre idee su quella. preso in pieno Tia Prince, ha fatto girare anche Peperonso in partenza. Poi mi sembra rigirato un'altra volta. E quindi io do il voto a lui. Cioè, mi dispiace, però, no questo. Devo dire tutte quante quattro citazioni abbastanza azzeccate. Era difficile darne una sola, chiaramente su quattro gare. Vabbè, Benissimo. ma Vai, 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 vai. questo. Allora, io l'altro ieri dissi in chiusura che siamo più bravi di Liberty Media perché non gestiamo tre campionati, ne gestiamo quattro. Esatto. E vorrei dire anche siamo più bravi di Race Anatomy perché non diamo i premi su una gara, ma noi diamo i premi su quattro. Quindi questo iniziamo a diventare abbastanza scomodi per tutti quanti, direi. È Sì. molto facile darne su una, fatelo su quattro gare, ecco. Con 56 piloti dentro. Beh, ci sta. Allora andiamo col secondo premio, perché qua parlavamo tutti quanti del badolato, ma bisogna andare anche un po' a chi l'ha fatta grossa, quindi alla la smargiassata, chi è uscito da questa settimana, che ha fatto la cosa fatta bene, e allora la smargiassata per noi poteva essere solo quello, per noi è il Luconi. Il Marco Luconi da Pisa, direbbero. No, allora, il Luconi io la do, non me ne voglia Daniele perché che fosse in crescita si sapeva, ma lo do a Luca Bigno. Lo do a Luca Bigno perché da quello che abbiamo visto anche sui passi gara, Luca Bigno l'ha fatta davvero grossa, quindi per me è lui, il primo Luconi dell'anno va a lui. Ci sta. Io mi associo qua. Per me, Daniele, per me Luca Bigno. Nomination interessante quella di Luca. Io vado su Di Legge che, nonostante tanti problemi, ricordiamo che, non so se lo abbia detto
in line. La live non c'era, quindi non può averlo detto. Comunque non si sapeva nemmeno se avrebbe corso l'altro giorno, eppure è riuscito a tenere il passo dei primi, è riuscito anche ad andare più veloce, è venuto anche qua in live a scrivere un paio di cose, a dire guarda che guarda che mangiato 10 secondi più veloce, guarda che Stem era così, guarda che Stem era colà. Secondo me la smargiassata questa settimana la vince di diritto lui. Luigi di legge. Vai Stem, è tutto tuo il prossimo. E io invece non me ne volete voi due che avete nominato Luca Bigno, ma io dico Daniele Play. Perché secondo me... L'onda ragazzo... è la stessa. Perché secondo me, ragazzi, questo ragazzo è cresciuto, sta crescendo tanto sul fit. E penso che se lo vedremo ancora per altri anni qua sul fit, lo vedremo nelle prime posizioni in Master League, tutte le volte. Perché è tanto, tanto, tanto veloce, è troppo veloce questo ragazzo, molto bravo. Perfetto, siamo allo scalino successivo. Perché se c'è la smargiassata c'è anche un po' di godimento e quindi ci voleva il nostro Gododendro, che per ora noi lasciamo nominato così, ma per voi che ci state seguendo in chat ve lo diciamo, domani a ora di pranzo vi lasciamo una casellina aperta fra le nostre storie Instagram e ci date i vostri suggerimenti su quale personaggio storico del fit potrebbe essere associato al Gododendro, cioè quello che sta uscendo con un alto tasso di godimento dalla serata. Chi è? Io? Ma non credo proprio, dai. Io? Non mai. Cioè. Dobbiamo dirlo molto chiaramente. Adesso dobbiamo dirlo molto chiaramente. Però, al netto di questo, chi è che esce con il Gododendro? Chi è che c'ha grande godimento dopo questi primi sette giorni, prima settimana? Secondo me il Gododendro va a Shumi, perché Shumi vede sia Daniele Play sia il buon Tals desaparecidos per quanto riguarda la 50, rimane lui e rimane facendo una grandissima prestazione di nuovo, e quindi secondo me dentro di sta godendo un pochettino, ecco, quindi perché si vede veloce, è arrivato Luca Bigno, è arrivato Alessio Fiorino, è arrivato Magico Sonny, ma secondo me lui quest'anno, dato l'anno scorso, un po' dendro ci sta godendo, ecco, quindi secondo me Asciumi. Io inverto. Se la smargiassata era di Luca Bigno, il Gododendro è di Daniele Play. La butto lì. Per quanto riguarda me, ho scelto di darlo a due persone. La prima è Shumi Legend, la seconda è Raffoidex. Non per il motivo che dice Long, ma perché alla fine siamo tutti quanti qui a parlare di Pozluca, siamo tutti quanti qui a parlare di Daniele Play, ma alla fine loro hanno vinto la loro gara e sotto sotto, secondo me, godono. Vai, Stem! Anche io, onestamente, devo dire la stessa cosa, solo per Raffoidex. Perché secondo me un pilota come lui, che riesce a staccare dead, che fa la pole position, che poi se lo tiene dietro, che poi dopo se lo stacca, è un po', secondo me, c'è un po' di quello dentro, quindi c'è un po' di godimento. Quindi io dico Raffoidex 100%. Guarda, io ci abbinerei questa al godimento. Se andate in live... C'è in live, vado a sentire che cosa hai messo. Sì, questa secondo me per uno che sta uscendo proprio goduto è perfetta. Non la vedo. Dalla live c'è. Ma che cacchio è questa roba? Non siete acculturati, non va bene. Io non la sento, quindi verrò dopo e l'ascolterò. Sì, dopo la senti. Detto questo, la smargiassata, c'è anche quello che magari a vincere non ha vinto, la ribalta non se l'è presa,
però ha fatto bene, e allora anche noi abbiamo il nostro arriva bene, e secondo noi il nostro arriva bene è l'Alesi, il Ferretti, potremmo chiamarlo, non il Ferragni, il Ferretti. Attenzione, attenzione. Quello che è uscito da queste quattro gare bene è un po' come il Valsecchi, il bene ma non benissimo. Allora, il bene ma non benissimo, il Ferretti o l'Alesi, io direi che si può dare secondo me al buon Sevo, perché comunque piazzarsi e fare un quel passo lì con le gomme hard dopo parecchi anni di stop, secondo me lui può vincere assolutamente questo premio. Ecco, quindi il premio Ferretti o l'Alesi che dir si voglia va al Sevo per me. Bene ma non benissimo il Ferretti, io lo do a... sono un po' indeciso, io ti dico... guarda, per assurdo, Sciumi. Perché Sciumi, ma lui dici, caspita, mi ha fatto secondo. Sciumi, cioè, era lì, Sciumi è uno che vuole, secondo me, sempre un po' dominare. Quindi bene, ma non benissimo, nella sua testa però. Io vado su Kaiser. Alla fine le luci della ribalta se le sono prese altri, ce la posso fare, scusate, è tardi anche per me. Però terza posizione, alla fine ha fatto un ottimo passo, stava anche facendo il giro veloce all'ultimo giro della gara dell'altro giorno, non è riuscito a farlo perché purtroppo ha trovato credo un doppiato o non mi ricordo se un incidente all'ultima curva, aveva fatto ottimi tempi nel primo e nel secondo parziale, ottimo passo, non ha vinto, non è arrivato neanche secondo, è arrivato terzo, ma alla fine ha dato una buona prestazione per quanto mi riguarda. Io non me ne volete, ma mi autoproclamo. Ecco. Perché allora, no, che mi dice quello che vuole Luigi Di Legge, sì, lo ammetto, è più veloce di me, ha più esperienza, però secondo me se non avessi avuto quelle problematiche, forse avrei fatto un'ottima prestazione, quindi per me è bene ma non benissimo, perché potevo fare ancora di più secondo me. Benissimo. Molto bene. Signori, siamo a uno dei grandi momenti, è il rododendro, che è quello che esce da quattro gare col fegato spappolato che neanche il testo del brano di Vasco Rossi è detto, ecco, bravi, adesso mi hai fatto venire in mente una canzone da abbinare, ecco, il fegato spappolato di Vasco Rossi. Il nostro rododendro è il Marcon. Chi si ricorderà l'unico leader solitario del Gran Premio in Spagna, zigzaga per festeggiare la vittoria, ma perde la vettura a 100 metri dal traguardo e non arriva. Vai, Andre, partiamo da te. Quella è stata bellissima vederla dal vivo, una cosa del genere. Anch'io. È qualcosa di epocale, perché ci si parlava prima e si diceva sì, ma l'ha fatto anche il buon Gianluco in Cina, sì, però quello lì lui se gli ha toccato il cordolo e si è girato. Lì invece lui stava festeggiando per aver vinto un'altra gara in Prime League e invece arrivava, vai, è spettacolare. Comunque, io il rododendro o il Marcon lo darei, vediamo un attimo, sono un attimo indeciso, lo darei ad Alessio Fiorino. Ah. Ad Alessio Fiorino, perché ha fatto un buon passo. È sceso, diciamo, alla 50% per un test e si trova davanti un Magico Sonny e
un Michael NN4, anche se è arrivato dietro, che vanno come delle schegge. Poi ci saranno anche di là Schumi, ci sarà anche di là Luca Bigno. Quindi, sai, pilota master non è detto che faccia bene, però sicuramente il curriculum podio, vittoria in master, che richiede un determinato campionato nella Sport League del buon Alessio Fiorino, e secondo me un Rododendro o un Marcon ci può stare, ecco. Ci sta, io ti dico, io ti direi Rododendro. Rododendro, nel frattempo facciamo andare la ballata di Fantozzi, che è sempre attuale su queste cose. Rododendro, ma io ti dico Rododendro e lo peschi. No, non ha fatto, secondo me sì, cioè 12 giri su 122 e dai, cioè 132. Tanto Cuba Rocchi ha detto: io ho testato le gomme del 2005 ieri, quelle che devono durare tutta la gara. Mamma mia, vada Gallians, vada. Devo dire, il Tia Prince rode dentro, ma anche tanto fuori. Dopo alcuni avvenimenti è arrivato la sera cercando di fare una gara tranquilla, senza strafare. C'è entrato in curva 1, stava fumando dalle orecchie da quanto era arrabbiato. Appunto, non sarà un rododendro perché rode anche tanto fuori, però io che ho in parti con lui, cacchio, se ne è fatto di cazzatura, sai quanti rododendro dovrei avere io? Ma tutti avremmo un rododendro ad honorem. Signor Sam? Allora, io lo vorrei dare alla persona che ce l'ha al mio fianco, però, però invece lo do a Michael, perché secondo me se non si girava poteva sicuramente portarsi a casa una vittoria, che però non è che ha fatto un brutto risultato, terzo posto dietro a un Magico Sonny. Però avrebbe vinto con margine. Avrebbe vinto con margine, però che comunque non ha fatto una pessima prestazione, perché poi ha recuperato, si è ritrovato dietro a due come Magico Sonny e Alessio Fiorino, che comunque un po' brucia. Fosse successo a me, avrei preso il volante e l'avrei lanciato chissà dove. Invece lui con calma è riuscito a recuperare con tutto quello che aveva perso, ecco. Quindi il Marcon è una situazione di stallo come per il Badolato. Sì, molto bene, molto molto bene. Questo potremmo anche dire quando prenderanno piede, queste cose qua, magari vedremo se portare questo appuntamento ogni settimana, quindi fatecelo sapere su tutti i nostri social, www.formuletaniantin.com, Instagram, Facebook, Twitter, vedete tutte le cose lì. Vedremo magari se si potrà fare, quando ci sono queste quattro situazioni di stallo, di magari mandarlo sui social la giornata dopo e far scegliere ai nostri follower, nostri seguitori. Quindi vedremo, perché questa è una cosa embrionale, secondo me molto simpatica, ma che ci fa ragionare molto bene. Che ride lei, mi scusi. Signor Flaminio, no, cosa sta ridendo? Io rido e basta, sono scemo, quindi rido. Per natura. Molto bene. I miei problemi. Molto bene, molto bene. Niente, a questo punto abbiamo finito. Vada, signor Flaminio. Già che ci siamo, ho detto, raccolgo un attimo del materiale, eccoci qua. Dicevo, già che ci siamo, noi vi ringraziamo, appuntamento la settimana prossima, quindi quando terminerà anche la seconda settimana di Pre-Season Fit, che andrà avanti per tutto il mese di settembre, poi arriveranno i campionati, si riparte con la speranza di avere un'altra stagione interessantissima da questo punto di vista. Ringrazio nell'ordine, in alto a sinistra, Alessandro Galliano. Ciao. Andrea Longagnani.
Ciao ragazzi. E Simone Fracchiolla, mi stava impappinando la lingua. Ciao ragazzi. Andiamo a casa del motorone Honda, dice del signor Mario. Non lasciateci, siamo ancora vivi, dice Gano, e invece vi dobbiamo lasciare. Dopo un'ora e mezza la regia ha detto la regia ha detto che dopo un'ora e mezza non ci paga più, quindi i soldi dei vostri abbonamenti dopo un'ora e mezza non bastano. No. Al netto di questo, un ringraziamento a tutti, buon fine settimana e noi ci aggiorniamo settimana prossima, mi raccomando, vi aspettiamo sui nostri social e aiutateci a scegliere il Gododendro. Vi aspettiamo sui social domani a pranzo. Buonanotte, buon proseguimento di serata. Buonanotte. Signor Gano, prima che... Signor Gano, la Carlona e il Badolato è il primo che abbiamo dato, quindi... rimanga con noi, vatti a rivederla live magari. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte. Ciao.